basta presentarsi come schieramento di centrodestra per vincere queste elezioni a Trapani e in Sicilia? C'è un buon sindaco, no? Un buon candidato sindaco. Noi abbiamo pensato che sia necessario qui in Sicilia riuscire a ricalibrare un po' quello che è stato il centrodestra negli anni passati, perché a differenza di quello che è successo la scorsa legislatura, qui c'è un impegno importante del Presidente Schifani affinché tutte le forze politiche possano essere adeguatamente coinvolte in un progetto che vede il nostro candidato sindaco. Speriamo di vincere questa campagna elettorale, anche se il candidato avversario è un candidato solido, un candidato che ha una sua autorevolezza, che ha governato questi 5 anni, ma noi confidiamo nell'apporto del governo regionale, del governo nazionale e di un candidato nostro abbastanza quotato che possa essere l'interlocutore adeguato per i cittadini di Trapani. Le istituzioni al nostro fianco, al fianco della città di Trapani, perché vedete, la situazione oggi a Trapani è drammatica per quanto riguarda tutti gli aspetti che proprio l'assessore Di Mauro rappresenta. Abbiamo il problema del depuratore sotto sequestro, abbiamo il problema che non sono state ancora innestate le comunità energetiche, abbiamo gravi problemi relativi all'acqua, e allora la collaborazione col governo regionale, consentitemi, anche una certa sensibilità culturale col governo regionale, ci può consentire di risolvere al meglio le questioni annose che purtroppo Trapani si ritrova sempre a dover affrontare, soprattutto in momenti cruciali, e poi vediamo i danni che ci sono, come quelli dell'alluvione del settembre scorso. Lime Piasi candida a diventare la prima lista della coalizione di Miceli. Essere la prima lista è l'ambizione di tutte le coalizioni. Noi contiamo di avere soprattutto per primo il candidato sindaco. Raggiunto questo obiettivo, poco importa il risultato delle liste, perché sarà una svolta per la città di Trapani.